Cari quadisti, cercheremo un'intervista in inglese al magico pilota Edgard. Hi Edgard, Hi, how are you? I'm good. Oh, what you think about Castellarano Racing Circuit? This? Yes, this one. It's good, but today it's because of the rain, it's pretty rough. A lot of bumps, but it's good for training. Yes, abbiamo visto Edgard spararsi 30 minuti, 20-30 minuti di pista come niente. We look you race for 20 minutes without any physical problem. That's no problem. 20 minutes. No In problem. Europe we had 30 minutes, so Yes, it's okay. traducendovelo nel nostro piccolo inglese sta dicendo che 20 minuti per lui sono nulla, anzi in Europa 30 minuti non sono un problema, non lo sono 20 minuti qua. Fate conto che io se entro con la pista in queste condizioni non faccio neanche un minuto, dopo un rettilineo sono già morto. Edgard, we look that you call your request to Giovannelli e Trottol harder than this on the bike. Because we think in the oops or in another at the end of the jump you need a throttle harder. Yeah, because the bounce is bigger and it's easy to make the mistakes. For me, it's easy to make mistakes if the gas is soft. It's like going out of the control. Yes. In pratica sta dicendo che preferisce un gas realmente duro, anche se fisicamente più stancante, perché all'atterraggio dei salti abbiamo visto Edgard fare dei veramente long jump, atterrare quasi in piano su delle parti molto sconnesse, e in quel punto avere un gas troppo morbido vuol dire perdere il controllo sull'acceleratore e quindi avere magari il mezzo che spinge e che gli fa troppi metri e lo porta a una perdita di controllo. È una giusta tecnica, ma bisogna anche avere un grande fisico, un grande allenamento per poter gestire uno sforzo di avambraccio così elevato. What do you think about the suspension of your ATV? It's good. It's bet Only good. You start it's with a best very suspension I ever ride. extreme tech one. Yes. We look that you start with really soft suspension. And now you have a little bit harder suspension. You prefer soft or in this way? No, it depends how the track and how big is the bumps, but better I like harder, I think. Ok, detto che è partito con le sospensioni morbide, adesso gliene hanno contro il suo volere Franco Fratton più che altro. Ha ritenuto che potesse essere migliore un settaggio un attimino più duro, le ha provate, effettivamente dice anche io sì, effettivamente su delle buche così secche, così dure, vi ricordiamo che il tracciato di Castellarano è comunque un tracciato molto duro, quindi la buca non è morbida, anche lui con un tracciato di questo tipo si trova abbastanza bene con delle sospensioni più dure. Vediamo Giova. Giova non sa più cosa fare per rendergli duro il gas, ormai. Giova, quanti chili di piombo hai messo sul gas per indurirlo? È incredibile, era già pronta a renderglielo più morbido, ha dovuto irrigidirlo. E adesso vediamo Edgar che entrerà, Andrea Cesari è appena entrato. E i piloti magari a fine giornata si concederanno qualche piccolo giro di divertimento. E adesso, signori, lasciamo Edgar del Giova alle ultime preparazioni del mezzo. E andiamo a vederli per quest'ultimo turno in pista. Signori, da Fero, da quaddisti.it, Crossodromo di Castellarano, Arena dei Campioni.